Qual è il tuo rapporto con il Festival di Venezia? Pensa che il primissimo tentativo cinematografico, lo chiamo così perché chiamarlo film, era una versione musical rock del Sogno Notte d'Estate ed è stato presentato proprio qui a Venezia, quindi in qualche modo mi ha tenuto a battesimo questo festival. E questa mi sembra un'edizione molto interessante, però il Festival di Venezia abbia sempre risposto alla sua, al suo compito principale, che è quello di riunire chi fa il cinema in giro per il mondo, essere un momento di riflessione e magari farti vedere cose che purtroppo la ghigliottina della distribuzione ti impedisce di vedere. Mi piacciono i festival dove il pubblico ha possibilità di accesso, tipo Berlino, tipo Toronto, tipo Telluride, dove senti veramente che quelli per cui hai fatto il film hanno la possibilità poi di vederlo. Cosa rappresenta per te il premio Kineo ed in particolare quello assegnato a Ludovico Girardello per Il ragazzo invisibile? Ecco, in particolare questa cosa mi ha fatto molto piacere. Ludovico è il protagonista del ragazzo invisibile, studia seriamente teatro e cinema. Sono molto contento che abbia avuto questo riconoscimento, anche perché a quell'età lì abbiamo bisogno di qualcuno che ogni tanto ci faccia una coccola e che ci dica bravo, vai avanti. Diciamo che tra annunci e smentite si parla già sul web di Il ragazzo invisibile 2. Che cosa puoi raccontarci di questo progetto? Sì, no, io non ho mai smentito, devo dire, ero quasi convinto già all'uscita del primo che avremmo potuto fare anche il secondo. Adesso abbiamo questa sicurezza, il film è in qualche modo è finanziato, stiamo finendo di scrivere la prima versione della sceneggiatura e sarà pronta verso fine settembre, quindi io credo che il film si farà, anche perché al di là dei risultati italiani che sono stati importanti, che sono cresciuti, il film si è conquistato un bello spazio anche in Europa, ha vinto l'EFA europeo, cioè l'Oscar europeo come miglior film per ragazzi, visto in una, tra l'altro, giuria votata proprio direttamente dal pubblico, e quindi si sta aspettando il secondo e siamo molto contenti di farlo. Un caro saluto a News Cinema e a tutti quelli che ci danno una mano a continuare a fare questa cosa fantastica che è il cinema.